Amici di Automoto.it, siamo in Germania presso la base di Kia Motors Europe per vedere una delle novità che Kia porterà a Ginevra. In anteprima assoluta, già, eccola, ve la faccio vedere, la nuova Kia Picanto, utilitaria di segmento A che giunge a un vero nuovo modello, quindi terza generazione, non un restyling, un aggiornamento, ma una vettura completamente nuova. Quella che vedete qui davanti a voi è nuova in tutti i sensi perché cambia anche l'allestimento, c'è scritto proprio davanti ed è notevole, si tratta della GT Line. Osano, i coreani, osano andare un po' dove non erano mai andati rispetto alla Picanto, come abbiamo sempre conosciuto, non ci sono solo dimensioni contenute, buoni consumi, rapporto qualità-prezzo, ma anche tono grintoso che non aveva mai avuto prima d'ora, pensata per l'Europa, anche qua dove ci troviamo ora, proprio adesso, dove ci sono un po' di ombra e luci per focalizzare solo questa macchina, è stato un po' concepito questo design, molto molto più cattivo grintoso, scarico con doppio terminale, profili ampiamente visibili, vistosi, con il rosso e il contrasto del cromato e del nero, un frontale con la griglia molto estesa di design 2, parti dei gruppi ottici LED per quello che è i pari diurni e gli indicatori di direzione, e interni che sono al pari degli esterni, ovvero ben fatti, ben tonici, cattivelli con il bicolore, per il resto un passo in avanti in quanto riguarda finiture e dotazioni, pedaliera metallica e tante belle regolazioni, lo spazio vi domanderete subito, ma sì, lo spazio non è male, dai, 1,90, sedile tutto passato, ci sto. Detto prima, quindi ci sta un po' meglio, bisognerebbe vedere sulla versione normale, comunque ho provato prima a posizionarla e abbassando tutto è degna la postura di guida. Già che ci siamo, vi faccio un po' vedere anche la strumentazione. C'è una nuova concezione, è nuova per chi si riferisca alla precedente Picanto, perché se avete già visto la nuova Rio che abbiamo scoperto proprio qua qualche mese dietro, l'hardware, diciamo, inerente all'infotainment e la climatizzazione è quello, con qualche finitura diversa dei comandi, 7 pollici, intuitivo, con ovviamente condivisione del mondo Android e Apple, volante a tre razze. Quello che vediamo qui, ribadisco, è Picanto GT Line. Questa versione è un po' diversa dal modello base, che arriveranno una dopo l'altra nel corso di questa primavera. Si parla di debutto a inizio aprile, prezzi purtroppo non ancora comunicati. Parliamo ora un po' di tecnica, andiamo davanti, ma vi anticipo che non vedremo il nuovissimo motore, il Turbo GDI arriverà solo più avanti nel corso della stagione e sarà in sostituzione di quello che vediamo adesso. Eccolo qua, quello che vediamo è il classico 4 cilindri 1200 aspirato. Pur di far debuttare questa GT Line, Kia propone sotto il cofano questo motore, ma prossimamente arriverà il 1000 turbo 3 cilindri, quindi l'innovazione tricilindrica sarà aspirata e sovralimentata. L'aspirata guidabile anche da neopatentati con 67 cavalli, la sovralimentata invece con 100 cavalli per avere il massimo delle prestazioni. Immaginiamo che l'elettronica di gestione motore sia come quella di questo, quindi una Kefico made in Corea. Notate qua il corpo farfallato, la sensoristica, là però c'è un cilindro in meno e cavalleria in più. Già che ci siamo, parlando sempre di motori, vi ricordo che per l'Italia, ma non solo, c'è anche il GPL. GPL che Kia vende forte anche in casa propria, quanto mi dicono. E GPL che, se qualcuno segue gli approfondimenti che facciamo su automoto.it, avrà modo di notare che quest'anno debutta anche su altre macchine europee, senza condividere i dati di consumo sulla strumentazione d'origine con la rete CAN, cosa che invece, almeno tanto a quanto ci dicono gli uomini Kia, Picanto fa. Quindi avremo sul cruscotto della GPL i consumi, l'autonomia, senza andare sul classico interruttore e LED. Apriamo ora il baule e vediamo che in casa Kia cosa hanno fatto. Dimensioni esterne uguale, sotto i 3,60 m, si sono sforzati di migliorare un po' lo spaziosità. Qua ci sono 250 litri dichiarati, dove crescono, se lo spazio più o meno sembra quello, crescono con il repiano doppio. Finiture, qualità e materiali sono sicuramente ottimi, considerando che parliamo di una generalista che cerca di avvicinare un po' la parte un po' più altina del segmento. Avvicinare senza sconfinare troppo, perché il rapporto qualità-prezzo rimarrà quello che ha sempre avuto. Non si sono sbilanciati gli uomini di Kia, ma ci hanno detto che potrebbe salire di una piccolissima percentuale inferiore al 5%. Guardiamo gli interni, ancora per quanto riguarda lo spazio, non solo di là dove si guida. Da passeggeri cosa abbiamo? Scorrevolezza, regolazioni classiche, un'impronta abbastanza interessante per quanto riguarda queste areazioni verticali ai lati e orizzontali in centro, quindi non uniforme, ma
leggermente variegata, fatemi così dire. Vanno a portaggetti molto semplice, spazioso ma non rivestito di plastica. Il cambio a 5 marce, come abbiamo detto, solo quello, preso USB, audio e eventualmente anche alimentazione elettrica. Un'altra piccola qualifica ergonomica che aggiunge la nuova Picanto è qua, nel vano centrale, supporto in pelle e piccolo spazio per i dispositivi classici. Proseguiamo nell'osservare dall'esterno la nuova Picanto GT Line. Oltre ad aggiungere questa caratteristica grintosa, come ovvio, Kia propone un pochino più di personalizzazione, quindi dovremmo avere, rispetto a quanto già vedete qui, non solo vari colori e il doppio tono dei profili, ma anche 5 varianti di finitura per gli interni e 5 versioni di cerchio. Il pianale della Picanto gode di un passo allungato e anche a livello di struttura per la sicurezza un forte incremento dell'uso di materiali un po' più pregiati, quindi quello che ci dice la casa è che sono aumentati i materiali metallici di acciaio ultra resistente rispetto al passato, quindi 22% diventa un 44%, ma la rigidità torsionale è nettamente incrementata, quindi se prima questi materiali ad alta resistenza erano già usati per i punti critici del fondo, del pianale e della parte di sicurezza tra motore e vano e abitacolo, ora sono più presenti anche nei montanti, nel tetto, per dare un miglioramento di rigidità che è abbinato a un cambiamento di quello che è la parte regolazione barre stabilizzatrici al posteriore e all'anteriore, garantirà, a quanto ci dicono, un feeling di guida un po' più dinamico, come si deve a una macchina che vuole apparire così. Lo verificheremo quando sarà il momento. Notiamo che anche posteriormente ci sono freni a disco, che su quella ordinaria, chiamiamola così, saranno invece tamburo. Per quanto riguarda le sospensioni, il classico sistema ruote è tutte e quattro dipendenti, ma posteriore è un asse torcente. Presenza di 6 airbag più uno opzionale e tra le poche fa debuttare nel segmento A la tutela per i pedoni con la frenata assistita. Direi che per questa prima visione non abbiamo molto altro da aggiungere, perché ci hanno fatto vedere solo la GT Line, che è quella che onestamente saremo più curiosi di provare a approfondire. La conoscerete un po' meglio in occasione del Salone di Ginevra. Intanto noi qua continuiamo a guardarla, scoprendo che dietro lo spazio, lo vedete, l'attenzione era posizionato per una persona abbastanza grande, dietro c'è un altro più grande e troppo sopra non ci si sta, se si sta all'80 si è qualificato. Rispetto alla concorrenza, per una macchina sotto i 3,60 m comunque non mi sembra poi così male. Quello che sarà da vedere, da scoprire, è se farà presa, se la PIL che vogliono dare i coreani alla loro piccola e ora finalmente anche un po' più grintosa 5 porte, 5 posti, riuscirà a far breccia nel cuore dei giovani. Sicuramente, vedendola così, non dispiace. Per la prova del volante vi rimandiamo ai prossimi mesi. A questo punto io, come prima presa visione statica della Kia Picanto, penso di avervi detto un po' quello che sono i punti fondamentali. Mi piacerebbe premere l'avvio, non solo per finta qua in questo ambiente, ma accendere e vedere un po' come si comporta, però avremo modo nel corso della stagione approfondirlo, soprattutto quando arriverà il tricilindrico 1000 Turbo GDI. State collegati su automoto.it e alla prossima. Ciao!